Sindaco, scusi, per tornare alle dimissioni dell'ex assessore Di Maio, sul fronte invece Movimento Dema, è preoccupato del fatto insomma, che ci sia una corrente, se così possiamo chiamarla, che è fuoriuscita? Guardi, Dema si è rafforzata in questi giorni. La segreteria non è più una segreteria napolicentrica. La segreteria nazionale oggi ha tre componenti importanti in più. Uno è il nostro coordinatore del Mezzogiorno, Michele Conia, che sta facendo un ottimo lavoro per le regionali in Calabria. Abbiamo Romolo Rea, che sta facendo un lavoro importante nel Lazio, e Deborah Montalbano in Piemonte. Il movimento cresce, sta crescendo molto al sud, e poi io non penso e mi auguro che ci siano fratture. Poi è chiaro, nei momenti elettorali le fibrillazioni, le energie, gli aspetti vulcanici ci sono. Poi questa in particolare si preannuncia una campagna elettorale molto difficile, molto complicata, molto frammentata, quindi bisogna essere bravi, deve essere bravo il candidato o la candidata sindaco a seconda dei casi. Io proverò a lavorare per unire anche quelli che in questo momento hanno comunque dimostrato di avere qualche tensione politica, quindi insomma no, io sono ottimista anche per la città, penso che alla fine uscirà una buona squadra per vincere. I ragazzi di Dema, di Successo, sono persone che sono sempre state a sostenere, giustamente, insomma, negli ultimi anni. Poi si sono lamentati la scissione, la divisione, insomma, questa spaccatura, quello che è successo sul nome di Alessandra Clemente, che loro ritengono sia stato fatto senza essere dibattuto all'interno. Come stanno le cose? È vero, non è vero, è calato dall'alto? Non è così, ma mi fermo qua. Oggi la città ha bisogno non di campagna elettorale, in questo momento ha bisogno di due mesi di intenso lavoro, approvare il rendiconto, il bilancio di previsione. Noi la nostra proposta con Alessandra l'abbiamo fatta. Se le posso dire la verità, ne abbiamo parlato fin troppo. Poi voglio dire, si discuterà, c'è tempo, con l'elezione a ottobre si deve confrontare la città, ci confronteremo anche con le forze politiche. Insomma, noi non devo dire, non abbiamo mai, cioè, semmai ho visto un po' il contrario. Cioè c'è stato un accanimento nei confronti o di Alessandra, vabbè, per qualcuno magari per ragioni personali, o di altre, forse semplicemente perché l'ho proposto io. Cioè io credo che insomma alla fine Alessandra è un nome che può unire. Se poi altri, come dire, hanno in mente qualche nome che scende dalla Luna, da Marte, o che sta in qualche luogo, noi siamo sempre disponibili, ma lo sa anche Alessandra. Però in questo momento io credo che Alessandra è la migliore candidatura. Però se posso dire la verità, in questo momento l'ho chiesto alla mia squadra, l'ho chiesto alla maggioranza, adesso è importante dare il segnale che non si fa ogni giorno campagna elettorale, che la campagna elettorale non sappiamo manco quando è la data, si dovrebbe votare tra metà settembre, il paese è diventato tutto un dovrebbe lavorare tra metà settembre e metà ottobre, quindi adesso concentriamoci e anzi ringraziamo Alessandra, e poi Eleonora lo sa, noi al di là le ha sempre espresso delle perplessità onestamente nei confronti di queste candidature, però poi abbiamo sempre lavorato in uno spirito di unità, soprattutto nei confronti della città, l'ha detto anche Anna Maria prima, siamo stati una squadra che si è caricato il momento pandemico, l'abbiamo fatto con uno spirito di grande fratellanza e solidarietà, e così lavoreremo anche nelle prossime settimane pensando esclusivamente alla città. Quando poi sarà il momento della campagna elettorale vedremo quali saranno le alleanze, le forze in campo.